Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Mentre a Napoli le vecchie famiglie della camorra cittadina si sgretolano e i Giuliano di Forcella diventano collaboratori di giustizia, in provincia di Caserta c'è un clan che non conosce crisi. Più che un clan, è un insieme di clan, una confederazione. I casalesi hanno un'organizzazione che ricorda la mafia siciliana, con una cupola per gestire gli affari e pochissimi pentiti. E come i corleonesi di Corleone, sono l'espressione di una mafia locale, di origine contadina, ma capace di portare l'attacco al cuore dello Stato. Negli anni Ottanta, i casalesi sono già il prodotto più evoluto del sistema camorra. Sotto la guida di Antonio Bardellino e Mario Iovine, cacciano dalla loro terra i luogotenenti della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Poi impongono una nuova cultura di omertà, eleggono sindaci e consiglieri provinciali, ammazzano sacerdoti e sindacalisti quando sono d'intralcio, droga, smaltimento di rifiuti tossici, cemento, armi, prostituzione. Non c'è settore in cui il clan non sia attivo. È un giro d'affari che frutta 30 miliardi di euro l'anno. Il clan dei Casalesi è il gruppo mafioso, mafioso nel senso tecnico della parola, che credo in questo momento abbia il più alto numero di latitanti che vivono certamente disturbati nei comuni che rappresentano l'enclavo fortissima di questo clan, l'area del lago Aversano, i comuni di Casale, Casapesenna, San Cipriano. Ma soprattutto quello che si sta verificando in modo determinante e che credo deve essere rimarcato è una evoluzione in senso particolarmente imprenditoriale di questo clan. E nel campo dell'edilizia, nel campo del movimento terra, gestisce il business dei rifiuti legali,